Buon pomeriggio, benvenuti ad una nuova puntata di C'è Di più. Siamo in diretta quest'oggi, quindi potete interagire con noi. Buon pomeriggio a Francesca. Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti. Che raccoglierà tutti i commenti e suggerimenti che arriveranno da casa e curerà anche la parte social del nostro programma. Allora, Francesca, ricordaci subito come poter rimanere in contatto con noi. Sì, vi ricordo subito di potete collegarvi alla pagina Facebook e cliccare mi piace all'indirizzo facebook.com/slash telepacegiovani. Di seguirci su Twitter. Instagram e Google ⁇ e infine vi invito a inviarci un sms su WhatsApp al numero 320-385-600 oppure scriverci a trasmissione giovani gmail.com. Andiamo subito in esterna perché vedo già pronto collegato dal lungomare di Chiavari il nostro Alberto, ti chiedo subito di presentarci i nostri ospiti. Buon pomeriggio a te Alberto. Buon pomeriggio, siamo in uno dei posti più suggestivi di Chiavari, piazza dei Pescatori. Sicuramente un pomeriggio che non è molto invitante, però abbiamo trovato Giulia e Tommaso. Come vedete, indossano anche le felpe delle loro squadre perché sono due sportivi, due giocatori di pallanuoto. Li abbiamo già conosciuti anche nella nostra trasmissione, li rincontriamo oggi. Tommaso. Dici subito, si capisce da che squadra vieni e come è andato il campionato di quest'anno. Vengo dalla Chiavari Nuoto, come molti potranno aver intuito dai colori. e Il campionato direi che è andato bene. Questo sabato abbiamo vinto col Torino 8 a 7, e ci siamo guadagnati una, una salvezza con due giornate di anticipo. Quindi, un buon, un buon campionato. E invece, Giulia, che quest'anno si è lanciata nella pallanuoto, una squadra femminile, dove? Sì, siamo a giocare nella lavagna 90 e fino adesso il campionato è nato benissimo perché siamo prima in classifica, è anche il primo anno che c'è la squadra a lavagna, quindi per ora possiamo dire che è stata una buonissima stagione. È stata dura iniziare un campionato di pallanuoto? Sì, per me specialmente anche perché io arrivo dal ciclismo, per cui è uno sport per me nuovo, però insomma sono, sono contenta, mi trovo bene. Anche con le mie compagne, è una bellissima squadra e la cosa più importante è che ci divertiamo, lo facciamo per passione e soprattutto perché siamo bene insieme. Ecco, prendo questo spunto sul divertimento legato allo sport e lo rilancio a Luca perché oggi la trasmissione verterà forse proprio anche su quando lo sport viene rovinato e non è più divertimento. A te la linea Luca. Esatto Alberto, grazie. Approfittiamo allora della presenza di Tommaso e di Giulia, di due sportivi, proprio anche per parlare con loro su questo tema, di quando la violenza di fatto rovina lo sport e non possiamo non partire dalla brutta pagina di sport che è stata scritta domenica scorsa a Torino. L'edizione numero 140 del Derby della Molle verrà ricordata, oltre che per la storica vittoria del Torino, anche e soprattutto per gli scontri tra tifosi con l'assalto. Al Pullman della Juventus. Vedete già le immagini, il lancio di bombe carta sugli spalti. Il bilancio è di una decina di tifosi feriti, cinque arresti e una denuncia. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare eventuali altri responsabili dei disordini. Un vetro della fiancata sinistra del Pullman che state vedendo è andato in pezzi. Ma fortunatamente ha resistito il secondo poiché da qualche anno il mezzo è dotato di doppi vetri. Una decina di minuti più tardi è transitato anche il bus con la comitiva del Torino che è passato tra due ali di folla che gridava uccideteli si dirà che questo non è il calcio ma solamente teppismo, giustissimo. Ma se è così, perché non riusciamo a estirparlo dalle domeniche calcistiche? Che meccanismi interiori scatenano tutta questa violenza? La domanda che voglio girare subito in esterna ai nostri ospiti. Chiaramente siamo in un altro mondo, quello della pallanuoto, però i meccanismi possono essere gli stessi. Da dove può nascere questa violenza? Alberto, ancora con Tommaso e Giulia dal Lungomare di Chiaveri, in diretta. Tommaso, secondo te, ci chiede Luca dallo studio, da dove può nascere questa violenza che si scatena tante volte negli spalti, a volte anche in campo, nello sport, più nel calcio che magari anche in sport meno conosciuti come la pallanuoto? Qual è la tua esperienza e cosa pensi a riguardo? Ma io credo che queste persone arrivino a commettere degli atti così violenti solamente perché gli viene permesso. Perché si vede che in moltissimi altri sport, che non siano il calcio, oppure anche nel calcio, ma in altre nazioni, questi fatti non avvengono, o comunque non così gravi. Quindi credo che il fatto di averglielo permesso per molti anni ha portato a un crescere di questa violenza. E per quanto riguarda a volte il comportamento degli atleti, che a volte non sempre sono anche un esempio, anche da questo punto di vista, cosa ne pensi? E credo che un comportamento violento di un atleta sia doppiamente dannoso perché oltre ad essere sbagliato di per sé è anche da esempio a tutti quelli che li guardano e in particolar modo ai ragazzini che magari stanno iniziando a praticare quello sport. Ecco, penso sia molto importante questo aspetto legato all'esempio. Giulia, le ragazze saranno corrette in campo? Eh, sì, diciamo che cerchiamo di essere corrette poi come in tutte le partite ci sono alcuni momenti di tensione, però credo anche che guardare una partita che riguardi qualsiasi sport debba essere un piacere e non una sofferenza, ecco. per cui cerchiamo di dare il buon esempio sia nella pallanuoto femminile e maschile. Certo, sapendo che molte persone comunque guardano a partire dai ragazzi e anche nelle famiglie, perché spesso sia nelle piscine, sia nelle palestre, sia negli stadi, è bello che Possano andare le famiglie. A te la linea, Luca. Si riprendo quello che si stava dicendo in esterna. Siamo sul quotidiano La Stampa che riporta proprio nell'edizione di eh, ieri le dichiarazioni di Massimiliano Allegri. Servono posizioni forti. Dice: Mettiamoci una mano sulla coscienza per riportare le famiglie negli stadi. L'allenatore della Juventus. Di contro, anche la risposta di Angelino Alfano, del ministro dell'Interno, che dice: Nessuna clemenza per i teppisti. Sono nemici dello sport e vorrebbero rovinare una passione. Ma su questo tema ci sono state delle dichiarazioni. Anche di alcuni sportivi, se ne diamo Francesca, quella di Claudio Marchisio che su Twitter ha rilanciato qualcosa di interessante. Esattamente, infatti lo vediamo direttamente da Twitter. Claudio Marchisio scrive: Il calcio non è fatto così e ringrazio sempre mio papà che mi ha fatto capire le cose belle e giuste dello sport. Il calcio non è fatto così. Rilanciamo, Alberto, il tweet che abbiamo appena visto di Claudio Marchisio ai nostri ospiti. Nella loro esperienza di sportivi, quali sono le cose belle e giuste che hanno capito per la loro vita? Andiamo sul lungomare di Chiavari. Ecco, Tommaso, lo sport, cosa ti ha dato di importante per la tua vita? Beh, intanto mi ha insegnato che quello che dice l'allenatore deve essere sempre accettato, quindi fondamentalmente giocare di squadra. Che è una cosa che molti atleti anche affermati certe volte dimostrano di non avere capito. Ecco, questo è molto importante, Giulia, tu accennavi all'aspetto interessante dell'essere una squadra, dell'essere un gruppo per cui riuscite anche fuori, diciamo, dalla piscina a costruire un'esperienza insieme? Sì, cre credo che quello sia una cosa fondamentale, se c'è sintonia nel gruppo credo anche che si giochi meglio, meglio in campo e credo anche che sia importante soprattutto per una questione anche di, di vita personale, poi lo sport insegna discipline soprattutto anche a stare insieme agli altri fin da piccolo. Vediamo quale insegnamento può arrivare forse anche dal nostro amico Bave con una delle sue freddure. Esattamente Alberto. Ciao a tutti, amici di C'è di più, siamo di nuovo qui con l'angolo di Bave ed ecco subito la prima freddura. Cosa fanno due caramelle in un campo di calcio? Cercano di scartarsi. Beh, questa ci può stare, cosa dite? Sì, abbastanza, sì, sì, abbastanza. Va bene, ecco, sentiamo Luca come. Si affronta anche questo tema anche nell'ambito di altri spunti che arrivano dallo studio. Sì Alberto, riprendiamo la linea qui dallo studio centrale, riprendendo anche l'aspetto della squadra, mi interesserebbe poi capire più tardi allora come si vive l'esperienza del conoscersi e del vivere proprio l'esperienza di gruppo all'interno di una squadra, così lo puoi anticipare già a Tommaso e a Giulia. Eh, esprimere la propria posizione sempre nel dialogo, nel rispetto e nella correttezza, sempre in tema di violenza c'è una violenza più sottile ma non meno cattiva che è quella di chi magari non ascolta, di chi semplicemente elimina chi ha davanti con il silenzio o semplicemente distogliendo lo sguardo. Con le prossime immagini ci spostiamo a Baltimora, dove nel corso di alcune proteste scoppiate nella comunità afroamericana della città del Maryland, una donna vede in strada il figlio che con il volto coperto da un cappuccio, vediamo, sta lanciando delle pietre contro la polizia. È scattata immediata la reazione della mamma che lo ha trascinato via con la forza davanti a tutti. Vediamo un attimo questo video anche con l'audio. Prego Stefano dalla regia, grazie. Era il commento proprio a questo video che è stato chiaramente diffuso dalle reti, eh, dalle emittenti televisive locali, interessante notare come l'aspetto della violenza corra anche su internet, in particolar modo sui social network dove commentando post pubblicati o esprimendo la propria opinione spesso si possa cadere in atteggiamenti violenti. È, è accaduto qualcosa, Francesca, nei giorni scorsi anche a Gianni Morandi. Esattamente, Gianni Morandi segue appunto la lezione, le sue dieci regole d'oro sui social. Che... Vediamo sono l'autoironia, la semplicità, l'empatia, la disponibilità, la costanza, l'essenzialità, l'equilibrio, la positività, l'eleganza, la multimedialità. Ecco, queste erano le dieci regole d'oro che sono state trovate dagli analisti di Internet, utilizzate da Gianni Morandi nei giorni scorsi proprio per rispondere alla valanga di commenti che ha ricevuto un suo post riguardante il dramma dei migranti che è stato pubblicato su Facebook. Erano veramente tantissimi commenti, oltre 30.000 le condivisioni di quel post, molti di questi commenti erano anche molto violenti, ma è emersa proprio la lezione di Gianni Morandi sulla sua capacità di gestire in modo molto pacato su internet discussioni e confronti proprio attraverso questo piccolo decalogo di qualità che possono essere benissimo riprese anche da noi sui nostri commenti e nella nostra persona. Adesso ascoltiamo la testimonianza di Ivan Pellizzoli, portiere della Virtus Entella, che racconta come suo papà lo abbia aiutato a vivere bene l'esperienza dell'essere tifoso e dell'essere giocatore di calcio. Vediamo. genitori i ragazzi, i tifosi, piccoli tifosi e grandi tifosi, da genitore questa passione come si vive? Ma si vive? Si vive bene, anche perché avvicinare i ragazzi, i giovani, giovanissimi allo stadio, è una bella cosa, una, è, una, è un mondo bello dove, dove insegna, insegna tante cose, sì, come stare, come stare, confrontarsi con, con altre persone, quindi è una bella realtà. Qui a Chiavari si respira un'altra aria sugli spalti, comunque le famiglie sono valorizzate in questo senso. Sì, qui a Chiavari si respira un'area un molto familiare e questo è, è un bene per, per il calcio e per, per tutta la, la Lega di Serie B. Tu adesso sei papà di tre ragazzi, a sua volta sei stato figlio, tuo papà come ha, ha, ti è passata questa passione per il calcio? Ma mio papà a sua volta giocava anche lui, anche in categorie bassi però mi ricordo che mi portava allo stadio quando, quando io glielo chiedevo e veniva a vedere le partite senza, senza commentarle sembra sempre stando al suo posto e, e guardando e basta È uno stile anche quello è passato anche quello come insegnamento come esperienza personale sì, sì come insegnamento sì anche perché bisogna assistere alle partite anche di, di, dei propri figli guardando e magari non commentandole troppo animatamente, come può succedere alcune volte. Bella questa intervista raccolta dal nostro Andrea Capitani. Ricordiamo che questa sera alle 20:30 si gioca al Comunale di Chiavari Entella Varese. Ma ritorniamo in esterna, sarebbe curioso capire da Tommaso e da Giulia come vivevano il tifo quando erano più piccoli, che cosa direbbero ai piccoli tifosi oggi che vengono in qualche modo a sostenerli con il loro entusiasmo. Alberto ancora in diretta dal lungomare di Chiavari. Giulia, sei tifosa, segui il calcio? Pochissimo, pochissimo, ma comunque sempre forza Sandoria. Ma ti, ti è mai capitato di seguire anche allo stadio? Sì, 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 sì quando ero piccola, comunque ragazzina, mi ci hanno operato qualche volta, poi devo dire che ho rinunciato a questa bella cosa. Però tante volte sei andata a vedere partite tifosa della pallanuoto. Sì, 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 a parte Tommaso che seguo tutti i sabati e anche le mie compagne quando non gioco la domenica sono sempre presente. Non hai mai visto episodi in cui persone sono andate fuori? No, no, no. Fortunatamente, fortunatamente no e spero che non succeda mai, ecco. Tommaso, a te sei un tifoso anche del calcio, segui il calcio? Ebbene sì, sono un fedelissimo tifoso genovano. Quindi quest'anno sta andando abbastanza bene, il Genua, eh, ti è mai capitato di vivere situazioni comunque difficili o come ti sei comportato anche rispetto al tifo che vedi nella pallanuoto? Diciamo che personalmente non ho mai vissuto, non mi sono mai trovato all'interno di una situazione così spiacevole, mi è capitato di viverla magari da giocatore, nel senso che sugli spalti qualche... Qualche animo un po' più caldo è capitato, però comunque tutti episodi nei limiti del normale. Ecco, e per raffreddare comunque gli animi arrivano un'altra freddura di Bave. Il caffè voleva dirmi una cosa, ma non si è ancora espresso. <ride> Forse ci vorrebbe un caffè adesso per noi che siamo qui un po' al freddo, viste le freddure di Bave. Luca, cosa abbiamo ancora nella nostra trasmissione? Sì, andiamo avanti Alberto nella nostra scaletta, sempre in tema... Di esempi positivi, adesso ritorniamo nel mondo del calcio e vi proponiamo il bel gesto di Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese del Real Madrid, che durante il riscaldamento prima di un match si è allenato tirando una serie di calci piazzati. Sfortunatamente una delle sue punizioni ha colpito involontariamente un bimbo sugli spalti, Ronaldo è corso subito ai ripari, vediamo come. Il regalo di questa maglietta ha commosso il web. Ritorniamo allora in esterna. Perché è sempre in tema di gadget, in qualche modo di magliette, ma soprattutto di iniziative che si stanno preparando in vista dell'estate, ci sarà anche qualcosa che lega Tommaso alla chiave nuoto. Alberto, ancora con i tuoi ospiti, andiamo in esterna. E eh sì, anche in estate, come dicevi, Tommaso non abbandona la pallanuoto, no uno può dire, magari uno decide di dedicarsi ad altro, invece ci saranno alcune iniziative legate sempre alla tua società. Esatto, numerose iniziative, a partire da un campo estivo per i ragazzini per i nati dal 2000-2004 al 2004, che la Chiavari nuoto organizzerà qui a Chiavari per diciamo insegnare la vera pallanuoto a quelli che saranno i pallanuotisti del domani. E invece è un torneo di beach water polo, che sarebbe la pallanuoto giocata in mare, che si chiama Chiaveri Summer Water Polo. Sarà quest'anno la quarta edizione ed è organizzato da me e mio fratello, proprio qua, in questo specchio d'acqua. Una curiosità: è meglio giocare a pallanuoto in mare o in acqua dolce, come si dice, in piscina? Beh, in mare è più facile perché si galleggia più facilmente, perché l'acqua è salata. Poi... Aiuta anche molto il fatto di essere magari al sole, tutto un altro clima. Quindi una bella iniziativa da seguire. Giulia, invece quest'estate a cosa ti dedicherai? Io quest'estate lavorerò e cercherò di dare anche gli ultimi esami che mi mancano per laurearmi. E quindi sarà una bella abbinata, comunque anche tu ti dedicherai al mare. Sì, 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 assolutamente, sì, perché. Siamo riusciti a prendere in gestione gli stabilimenti con la mia famiglia Sestri, per cui insomma è una nuova avventura per noi, spero che vada tutto bene e magari spero anche di riuscire a fare anche qualche torneo femminile insieme alle mie compagne, intanto per allenarci. Bene Luca, quindi se quest'estate vogliamo andare al mare abbiamo la scelta, magari possiamo prima fare il torneo di pallanuoto e poi passare nella spiaggia di Giulia. Vediamo un attimo insieme anche naturalmente a Bave. Sì, proposte interessanti, proposte interessanti Alberto. Ancora una cosa, perché era interessante capire come dentro la squadra, le loro rispettive squadre, sia... Tommaso e Giulia vivono proprio l'esperienza del gruppo, sì. come riescono a costruirlo, vediamo se riusciamo, sì, siamo ancora in diretta, vediamo come loro riescono a costruire la squadra, che cosa devono mettere in campo perché la squadra possa essere vincente su tutti i fronti, non solo proprio su quello del risultato finale. Tommaso, come può essere vincente una squadra? Perché a volte capita spesso, non si vede anche una squadra che ha molti giocatori forti, ma non è detto che sia la squadra vincente. Com'è che si trova il giusto equilibrio? È fondamentale proprio la squadra, perché molto spesso si ha soltanto un insieme di grandi giocatori, ma non riescono a giocare come se fossero un unico, un unico insieme. Quindi penso che la bravura di una società e di un allenatore sia quella proprio di trovare una, so una squadra, un insieme di giocatori che riescano a giocare insieme e ancora prima allenarsi insieme, a vivere insieme. Quanto conta l'allenatore? Eh beh, molto perché è il direttore d'orchestra. Senza un allenatore in grado di, di tenere a bada diciamo, tutti gli animi di una squadra, difficilmente 15 giocatori saprebbero giocare in maniera corale. Ma capita anche nella pallanuoto che gli allenatori vengano esonerati così frequentemente come nel calcio? No, come nel calcio sicuramente no, perché credo che sia sbagliato esonerare un allenatore, magari esonerare due o tre allenatori nell'arco di una stagione, però diciamo che in casi estremi è capitato anche nella pallanuoto. Quindi fondamentale il direttore d'orchestra, allora passiamo la linea al nostro direttore d'orchestra in studio. Eccoci, ritorniamo in studio. Grazie per questo. Allora, facciamo un altro passo indietro, andiamo dentro una scuola, all'Istituto De Ambrosis Natta di Sestri Levante che ha visto la presenza di Nicola Gratteri, procuratore aggiunto della Procura di Reggio Calabria. Che cosa c'entra con tutto questo? La violenza e anche quella che in molte zone della nostra Italia rilanciano ogni giorno le mafie, in tema di legalità, in tema di violenza, Gratteri dice essere mafiosi non conviene. Vediamo il suo appello davanti ai ragazzi proprio a Sestri Levante. Dottor Gratteri, perché è importante parlare di mafia ai giovani? Ma è fondamentale spiegare ai ragazzi il tarlo eh, che sono le mafie e spiegare che le mafie essere indranghetisti non conviene, essere camoristi non conviene. Parlo di convenienza ai ragazzi per usare il loro linguaggio, quello consumistico. Purtroppo, ai noi. Eh, parlare su subito ai ragazzi di valori si è perdenti. Dobbiamo dire ai ragazzi che non conviene dal punto di vista economico. Eh, essere, entrare nelle mafie eh, vuol dire essere gli utili idioti portatori di acqua al pozzo del capo locale. Lei è calabrese è rimasto a fare magistrato in Calabria perché? Ma perché da bambino ho visto sulla mia pelle le ingiustizie soprusi delle mafie e quindi ho pensato da adulto di fare qualcosa per arginare il fenomeno mafioso. E mi è stato possibile, eh, mi è andata bene, ho superato questo concorso e ho pensato di stare in Calabria per cercare di fare qualcosa per la mia terra. Come mai uno decide di studiare le organizzazioni mafiose? È un certo modo anche di combatterle attraverso l'insegnamento, gli incontri con eh, i giovani. Ma la conoscenza è un'arma fondamentale per combattere le mafie. Eh, spesso le mafie sono state considerate eh, rivoluzionarie, eh, come se fossero organizzazioni eh, in grado di aiutare eh, i deboli contro i forti e i poveri contro i ricchi, invece la storia ci consegna un'immagine diversa: le mafie sono sempre state reazionarie, sono sempre state legittimate e vezzeggiate dal potere. E, e quindi conoscerle eh, significa anche poterle combattere in modo diverso. Ritorniamo in studio, sempre in tema questa volta di pallanuoto, ma di pallanuoto femminile, Francesca, c'è una bella notizia che è arrivata proprio in queste ore dalla Grecia. Esattamente, per quanto riguarda la pallanuoto femminile, la Bianconi è sul tetto d'Europa, infatti la ragazza recchese vince la Champions. Ecco l'immagine, c'è cioè la, la foto. E è Ed anche è stato un, un suo commento. Un... Esattamente, sì. che è stato un successo diverso rispetto a quello in Russia, racconta appunto la, la, la Bianconi. Concludiamo allora con un altro bellissimo video che stavolta arriva dalla Russia dove c'è stata una singolarissima dichiarazione d'amore proprio all'interno di un campo di calcio. È quella del giocatore Ivan Novoseltsev che anello alla mano ha chiamato in campo la sua ragazza Katrina e dopo essersi inginocchiato come da copione le ha chiesto di sposarlo tra gli applausi del pubblico. Vediamo. Era la prima volta che questo accadeva su un campo da calcio professionistico. Siamo in chiusura, Alberto, ancora con i tuoi ospiti. Non so se hanno mai visto una cosa di questo tipo, soprattutto nei campi che hanno frequentato. Non so se sugli spalti delle piscine o comunque in vasca sono mai accaduti episodi di questo tipo. Concludiamo il collegamento dal Lungomare. Alberto, a te. Tommaso, è un po' più difficile realizzare un gesto simile in palla in una piscina durante alla fine di una partita di pallanuoto. Per forza di cose, visto che comunque uno che vuole provare deve buttarsi in acqua. Quindi, però Giulia, sarebbe bello. Eh? Diciamo. Fa se si realizzasse sarebbe bello sì sì sì, apprezzerei sicuramente quindi lanciamo un appello non si sa mai ok ringraziamo i nostri ospiti Tommaso e Giulia e concludiamo con la terza ed ultima freddura di Bave ragazza stufa scappa di casa, i genitori muoiono di freddo Benissimo, grazie, grazie a tutti, grazie anche ai nostri tecnici. L'appuntamento è per la prossima settimana. A te, Luca, per le conclusioni. Grazie Alberto, ritorniamo in studio, siamo veramente in chiusura, ci piaceva lasciare questo messaggio di come vivere bene lo sport e sia soprattutto vivere il divertimento, il gusto di appassionarsi alla vita anche attraverso l'esperienza sportiva. Quindi lasciate stare tutto quello che non ha niente a che vedere con questo. Ringraziamo la nostra squadra, grazie Francesca grazie. per essere stata con noi, ci rivedremo la settimana prossima e ringraziamo anche in regia il nostro Stefano Noyeld e Marco De Vincenzi. L'appuntamento con di più ritorna domani con c'è di più storie, la puntata è in diretta invece è martedì prossimo, come sempre 18.30. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Ciao.